Per le vostre libere ricerche dal sito web www.tinelli.eu scorrete col menu a tendina che trovate in alto a destra per approdare al fornito indice alfabetico dove trovate oltre 2500 voci dei video con le mie ricerche o le mie traduzioni per fare le vostre indagini personali e scoprire la fantastica palla della palla. Per i pigri, le pigre, indottrinati, le indottrinate, i credenti, le credenti, rimanete pure a crogiolarvi come una rana bollita nel sistema menzoniero. Ma per i curiosi e le curiose, avete a disposizione la possibilità di sollevare finalmente il pesante tendone che nasconde il retro della scena, dove vi attende la verità. E la verità vi rende liberi. Liberi! Probabilmente direte... Dino, ma di che cavolo stai parlando? Smettila con le teorie del complotto! Allora non aggiungo altro. Ciò che espongo è una teoria, siete contenti? Molti di noi non si rendono assolutamente conto di subire la manipolazione violenta ed incessante da parte del sistema aggressore che fa uso di una varietà di tecniche per costringere l'intera massa mondiale a comportarsi come vuole. Lavaggio del cervello. Tutti sanno cos'è, ma nessuno è più cosciente di subirlo secondo dopo secondo. La definizione nel dizionario di psicologia è manipolazione e modifica delle emozioni, degli atteggiamenti e delle convinzioni di una persona. Col lavaggio del cervello preciso e strategico diffuso dal sistema attraverso personaggi di spicco, si innesta il potere di ridurre la capacità di una persona di difendersi mentalmente ed è più facile controllarla. Una volta fatto ciò, questa persona non è nemmeno più in grado di vedere, scegliere e decidere liberamente. Fate le vostre ricerche per superare ciò che stiamo attraversando come comunità globale. Cercate il rapporto Biderman sui metodi coercitivi per sollecitare la conformità individuale del dottor Birdman del 1956, non di ieri. Queste tecniche di lavaggio del cervello, in atto da anni, sono applicate ancora oggi. Isolamento, ad esempio. Con l'uso dei device siamo tutti isolati. Nessuno è più in rapporto diretto. Che cavolo pensate di fare quando venite a commentare su questo canale? Siete isolati e rimanete isolati. Sveglia. Monopolizzazione della percezione. Tutti fanno sempre le stesse cose. Seguono quello che fa la massa e tutti pensano che seguendo leader e guru di turno, se non religioni diverse, credono e si illudono di non far parte della massa. Addirittura si sentono sfigati quando non riescono a festeggiare Natale o Capodanno come la massa. A noi esseri umani, fin dalla nascita, hanno semplicemente garantito, senza alcun patto, alcune cose nella vita. Stress, tasse, bollette e morte. Non è raro che molte persone abbiano difficoltà ad affrontare questi fattori di stress della vita quotidiana e, a volte, si ritroveranno a perdere il controllo della propria vita. Anziché cercare di ascendere attraverso l'introspezione personale, si affidano purtroppo ad altri umani. Grosso errore. Non c'è nessuno da seguire, ma solo di stare a capo di voi stessi, di voi stesse. Facile per il sistema che usa il lavaggio del cervello approfittare di questi esseri.